Io invece non ho voglia di capire niente, Davide. Né di spiegare, né di parlare. Davide, io sono stanca, tardi, veramente. Senti, qualunque cosa ti abbia fatto... Io non mi merito di essere trattato così. Tu mi devi almeno... Io ti devo! Io non ti devo proprio niente! Non hai capito che non voglio stare più con te? Non ti sembra di avermi già tormentato abbastanza per oggi? Vattene! Vattene dalla mia vita! A me è sembrato più che altro un effetto Alberto Curti. Non pensavo ti bastasse vederlo per avere addirittura un mancamento. È che ogni volta che io me lo trovo davanti mi sale il sangue alla testa. Ha picchiato Jacopo, lo minaccia. Sta cercando di invalidare in tutti i modi il testamento di Umberto. E ha odio a tutta la nostra famiglia. Credo sia sufficiente. Ma di che ti lamenti, Lorena? Sei tu che hai cominciato per prima la guerra contro i Curti. E ora stai semplicemente raccogliendo quello che hai seminato. Come sei brava a giudicare tu? Ma che ne sai di come è stata difficile la mia vita? Io ho dovuto imparare a difendermi, con tutti i mezzi. Tu non sei una che si limita a difendersi. Cerchi di manovrare le persone e di metterle in continuo conflitto tra di loro. Però non hai capito che non puoi controllare sempre tutto. Perché vedi, alla fine la vita fa di testa sua. Per festeggiare il nostro anniversario di nozze. Sì, lo so, ero a New York quando me l'hanno detto che vi siete sposati. Se mi batte il pazzo, potrei chiederle una foto insieme. Ma certo, tesoro, vieni. Scusatemi, Prego. Scusami, non ce la faccio. Io e Lori abbiamo preso la cuoca e lui invece si è fatto una canna e si è addormentato. Sai cosa faccio adesso io? Sai cosa faccio adesso io? Un bel tuffo! No, vieni con me, dai, vieni con me! No, e non mi toccare, vieni con me! Vieni con me, se vieni con me, andiamo insieme! Per favore, Lori, no. Per favore! Lori! Dai, lasciami in pace! Parlano del concorso C'era una volta il West, 10.000 euro al filmmaker che gira il miglior corto di genere western. Non hai speranza, gringo. Almeno nel tuo western ci sono? No, per ora no. Un momento però, se ci sei tu, come no, potremmo rifare La mucchiata selvaggia. Gianni Manto, 79, capolavoro. Ma è un western? Potrebbe diventarlo. Tanto cavalcare, sai cavalcare, no? It's an ex aequo! Nino Pivotto e Sergio Gelosi! Bravi, bravi, grazie, bravi! Grazie, grazie! Sì!